si è tenuta al rispetto delle linee guida che prevede questo progetto, tant'è che non ha più effettuato vendite in bottigline di plastica, se non quella plastica autorizzata per lo smaltimento. Le fasi sono state diverse, c'è stato un monitoraggio, un questionario, un'indagine conoscitiva sugli usi abituali degli alunni, c'è stato ogni docente di scienze nelle proprie classi ha diffuso e ha sensibilizzato le pratiche e le tematiche ambientali. E all'interno di questo progetto c'erano due momenti, anzi tre momenti previsti concreti. Uno era la distribuzione delle borracce, e in questo ci ha sostenuto la Banca del Credito Popolare, che ha distribuito le borracce a tutte le scuole del territorio. C'era l'installazione di erogatori di acqua refrigerata e filtrata e il concorso Ti voglio bene. Ora io ufficialmente annuncio in questa sede che l'installazione di erogatori non è stato possibile, ma non per una mancanza di tempo o perché insomma c'era stata l'interruzione delle attività progettuali, perché mi sono consultata con l'ASL, la nostra di riferimento, e ha sconsigliato l'utilizzo di erogatori, perché e abbiamo esaminato tutte le problematiche connesse a una messa in opera di erogatori all'interno della scuola. Al di là dei costi che sono insostenibili per la nostra scuola, e in questo avevamo obbligato con uno sponsor. Però lo sponsor non ci dà la certezza di sponsorizzarci tutti gli anni, quindi nel momento in cui dovesse venire meno lo sponsor diventerebbero poi inutilizzabili. Due, l'attenzione alla cura ai filtri è molto impegnativa, perché se non si riesce ad avere questa attenzione alla cura ai filtri si può addirittura creare un danno e quindi al contrario insomma non diventa più un beneficio. E tre, il referente dell'ASL ci ha assicurato che l'acqua potabile, l'acqua del Lagori, è un'acqua sicura sotto tutti i punti di vista, perché loro fanno continuamente dei controlli. Pertanto ci ha assicurato che su nostra richiesta avrebbero fatto un controllo dal punto di erogazione del Lagori a quella che poi esce nei rubinetti, ci avrebbe certificato la correttezza e la potabilità dell'acqua, e quindi la scuola poteva continuare nel suo esercizio alla valorizzazione della sostenibilità.